sembra, dopo la sigillata giù, sembra che nel disco faccia questa figura. Allora, Mi Live la cambia, beh, ovviamente lui può tutto. Sembra che nel disco sia simile a questa. Sembra sia così. Ripeto. Allora, alzo, alzo, quarta corda, dodicesimo tasto, poi sesta corda, decimo, poi quinta corda, tredicesimo. Poi quinta corda, decimo. Poi, facendo attenzione a intonare, alzo il 12 della quarta. Poi batto il 10 della quarta e poi rialzo il 12 della quarta. Quindi, mentre è alzato il 12 della quarta, alla fine di questa figura, col mignolo colpisco il 13 della quinta. Quindi, poi ricolpisco il 12 della quarta che è già alzato. Quindi, poi, mentre il 12 della quarta scende, poi faccio 10 della quarta, 12 terza e 10 quinta. Quindi, scusate. E poi due volte. Lo riprovo così mi ritrovo. Sì, due volte così. Però la seconda volta, allora, praticamente è un 12 terza. 10 quarta ripetuto due volte. Però la seconda volta che batto il 10 quarta lo batto due volte, così. E poi alzo il 12 della quarta. Quindi riepilogando le figure sono queste. Scusate. Ripeto. Sembra faccia così, però non è facile fare quello che fa lui, direi che è quasi direi che è impossibile. E poi c'è anche qualche effetto in questo, ha un suono particolare e quindi tende anche a confondere un po' il suono. Importante da dire che tutti i grandi, adesso il di battaglia non è, mi sembra che non sia uno che usa tanti effetti, perché usa effetti ma non estremi. Però ci sono dei chitarristi, per esempio Landau, che usano molto effetti strani. C'è chi, quando lui fa delle cose a super velocità estrema, e usa effetti particolari, è per creare un'atmosfera che lui decide di creare. Però se lui staccasse tutti gli effetti e
e facesse quel suono pulito quello che fa, comunque rimarremo tutti impressionati di quello che fa. C'è qualcuno che dice che questi grandi, quando fanno delle combinazioni di note velocissime con l'aggiunta degli effetti, c'è qualcuno che dice che pasticciano. In realtà non pasticciano, perché se loro sono là, in quella posizione, e chi li critica non è nella posizione che sono loro, secondo me è meglio che cioè non è giusto criticare oppure offendere, oppure, perché comunque, ripeto, se voi, se supponiamo di avere qui davanti a noi uno di questi grandi, e chiedergli di farci sentire un assolo che magari conosciamo famoso, con gli effetti, e sentiamo magari una mitragliata di note con un'atmosfera strana perché ci aggiunge i pedali. Ma se lui ecco, a quel punto gli diciamo: togli i pedali e rifammi la stessa cosa. Sentireste la perfezione assoluta, cioè un esempio di chitarrista che si sente bene la sua enorme potenza è Andrea Braido. Lui si usa effetti, però comunque a volte suona anche pulito e si sente la tecnica mostruosa al di sopra di ogni. Ecco, tanti altri come Landau, il discorso è lo stesso, però non sono gli effetti, cioè, l'effetto è quello che crea un disegno, un'atmosfera, ma non è vero che pasticciano. Il termine pasticciare non è compatibile con quei chitarristi, con quei pilastri. Stessa cosa vale per Prince, che secondo me è un grandissimo chitarrista che non pasticcia e che quando fa note velocissime le fa comunque calcolate, sa cosa fa e lui vuole fare quello.